Vi racconterò una storia ambientata in una dimensione oscura chiamata Monstertown. Presso le catacombe, i cattivi più temibili stanno organizzando un piano per il giorno della liberazione, cioè il giorno in cui torneranno sulla Terra per vendicarsi degli umani. Finalmente è il giorno della liberazione. Sapete, sto già pensando a chi nuocere. Gira, gira, mescola. Quando mi prenderanno in braccio, li ucciderò. Prenderò le loro anime. Userò le mie nuove pozioni. Sì, tutto bene, anzi benissimo. Stavo solo riposando e voi mi avete disturbato il sonno. Mostrerò i miei canini a tutti. Non ci potrà fermare nessuno! Il mio tutto sarà sporco di sangue. Sempre, per sempre, per sempre.
padre era pazza. Perché per tutti ero invisibile. Perché avevi i canini lunghi e gli altri mi escludevano. Perché ero la bambola preferita di due bambine che mi hanno abbandonato. Mi prendevano in giro perché mia madre e mia nonna vestivano male. Perché nessuno voleva giocare con noi. Allora siete diventati cattivi perché avete sofferto, perché avete paura. Anche noi abbiamo paura, ma insieme superiamo tutte le nostre paure e le nostre sofferenze. Così la storia è finita, i mostri sono tornati umani e ormai non sarà più celebrato il giorno della liberazione, o almeno credo. Non fa paura, manco ti si vede, Sara. Fai la linguaccia. Sembri un mostro. Grazie.